Davide Caparini, neo assessore al bilancio della Giunta Fontana. Prima di entrare nel merito della sua delega, che stagione inizia per Regione Lombardia dopo una giunta importante come quella di Roberto Maroni? Vedo tanto entusiasmo, tanta speranza, voglia di continuare il buon lavoro fatto, portando nuove idee, nuove iniziative con tanta determinazione, competenza, perché la squadra che ha scelto il presidente è formata da tantissimi amministratori di tutti i livelli. In un momento in cui si parla di autonomia, in un momento in cui bisogna esaltare le doti dei tantissimi amministratori locali che, malgrado un sistema fiscale draconiano, riescono ancora a mantenere i servizi, ecco, io credo che avere a capo del team intorno al presidente persone competenti che conoscono i problemi dei cittadini, quelli quotidiani, non quelli inventati dai media nazionali, ecco, credo che sia molto importante per portare concretezza alla politica, che è tutto ciò che i nostri elettori ci chiedono. Ecco, proprio il tema dell'autonomia sarà fondamentale, un'eredità importante a cui dare seguito. Tutto questo alla luce di quanto sta avvenendo ancora in fase di consultazione a livello nazionale, che cosa si augura, anche se in un certo senso lo immaginiamo? Sì, ovviamente mi auguro di ottenere il massimo possibile, come in tutte le contrattazioni, in tutte le trattative. La Costituzione consentirebbe evidentemente di avere molte delle funzioni e delle risorse che oggi stanno a Roma e che purtroppo non vengono al meglio utilizzate, dopodiché starà la capacità nostra e anche ovviamente alla disponibilità, alla sensibilità del governo che si formerà, dare seguito a quella che è una modifica costituzionale nello spirito di una legge fatta nel 2001, quindi in un momento in cui il tema della questione settentrionale e dell'attuazione del federalismo fiscale era pressante, e purtroppo sono passati tanti anni e io credo in alcuni casi non inutilmente, perché rispetto ad allora c'è una coscienza diversa, sia da parte delle regioni che chiedono questa autonomia, sia da parte dello Stato che si rende conto che attraverso la concessione di funzioni e risorse può ottenere delle economie e quindi può migliorare non solo i servizi ma far costare meno questo Stato. I recenti dati del PIL anche di questi giorni hanno confermato che la Lombardia è una regione in salute, quindi la sua delega quale compito avrà in particolare? Cosa si può migliorare ancora di più? Noi siamo in salute grazie al milioni di cittadine e cittadini che ogni giorno si rimboccano le maniche e contribuiscono a far sì che questa regione sia una regione leader non solo in Europa ma nel mondo. Il compito di Regione Lombardia, il compito delle istituzioni è proprio quello di creare il più possibile quelle condizioni affinché i lombardi possono continuare a lavorare al meglio. Io credo che la richiesta, per esempio, in campagna elettorale che abbiamo avuto da più parti, da più fronti, di semplificare il rapporto tra l'istituzione e i cittadini proprio corrisponde a questa necessità, la volontà di poter continuare a intraprendere, a commerciare, a insegnare, a vivere in una regione che sia sempre più libera da burocrazia, che allochi al meglio le risorse, perché in questo momento di difficoltà le tasse dei cittadini meritano il più alto rispetto possibile. È il compito di chi sta qui, il compito del presidente Attilio Fontana e di tutta la sua squadra è proprio quello.